Circa 100 i migranti in difficoltà salvati in due diverse operazioni, i soccorsi operati dalla Guardia Costiera Maltese e dalla Ocean Viking. Sandra Cecchi. Erano su due piccole barche in legno, stracolme e alla deriva, in zona di soccorso maltese. 112 migranti fuggiti dalla Libia, forse dai centri di detenzione dove erano reclusi e sopravvissuti per ore in mare aperto. In 72, ormai allo stremo, sono stati salvati dall'Ocean Viking, gli altri 40 in un successivo intervento dalla Guardia Costiera Maltese che li ha portati alla Valletta. Sull'Ocean Viking sono ora 223 i migranti soccorsi negli ultimi tre giorni. La maggior parte al largo delle coste libiche, tra loro 32 minorenni che viaggiavano da soli, 10 di loro hanno meno di 15 anni. La nave dell'ONG SOS Mediterranee è alla ricerca di un porto sicuro dove sbarcarli, così come l'Alan Kurdi che viaggia con il suo carico di 78 persone, uomini, donne e bambini, compreso un neonato di 6 mesi, recuperati in due distinti salvataggi al largo della Libia da gommoni che stavano per affondare. Da inizio anno sono 774 gli sbarchi sulle coste italiane a fronte dei 155 avvenuti nello stesso periodo del 2019.